Rinasce il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia, il partito che alle scorse elezioni comunali è stato più votato nella coalizione di centrodestra di tutta la città. Quali sono i programmi per questo 2023 per le elezioni regionali 2024? Allora, i programmi sono quelli di consolidare questa ascesa del partito su tutto il territorio, ma in particolare io mi occupo del seguito che ha avuto Fratelli d'Italia nella città di Oristano, che è una grande eredità che ho avuto, che chiaramente cercherò di perseguire nel migliore dei modi. Come? Sicuramente intentando un'azione di avvicinamento dei cittadini a quella che è la comunità politica, perché il nostro progetto politico vuole necessariamente vedere la collettività partecipe anche nelle azioni amministrative, perché lo scopo del coordinamento cittadino è anche quello di indirizzare la nostra coalizione politica cittadina in quelle che potrebbero essere o dovrebbero essere le scelte comuni, in quanto noi rappresentiamo loro stessi. Quali sono le priorità del partito nell'amministrazione cittadina? Le priorità sono quelle sicuramente di andare a verificare quella che è la da noi sempre richiamata crescita socio-economica della città. Il come ci stiamo lavorando con diverse progettualità, però io confido che sicuramente riusciremo a incidere positivamente sulla crescita della città. A quasi un anno alle elezioni, qual è il giudizio politico su questi primi mesi dell'amministrazione Sanna? Beh, devo dire che sinceramente, al di là delle critiche comuni che si leggono, io non sono così negativo. Proprio perché in una coalizione così eterogenea sono normali determinati periodi di assestamento, ma io sono fiducioso in un'unità di intenti, nella crescita cittadina e soprattutto nel cercare di garantire i servizi primari alla collettività.